Ciao piccini cosmici e benvenuti nuovamente in questo canale in cui parlo di magia ai tempi della filosofia. Eh sì, ultimamente la filosofia conta anche un po' di più in certe cose che sto dicendo. Bevo il caffè cercando di svegliarmi. Ultimamente faccio sempre fatica a svegliarmi, dormo 5 ore, fa caldo, anche da voi, dappertutto, non ho l'aria condizionata in casa. E quindi insomma dormo poco, mi sveglio frullato e poi faccio fatica a svegliarmi. Quindi faccio questo video non nel mio momento più di maggior lucidità, la lucidità la acquisisco del tutto durante la giornata, col passare del tempo. Tra l'altro qui oggi dove abito è festa nazionale svizzera, 1° di agosto, quindi a maggior ragione non dovrei lavorare. Questo è il canale della magia ai tempi della filosofia e in questo momento delle vacanze, delle mie vacanze, le vacanze di Re Maggiorù. Tuttavia, spiego lo stesso delle cose. Bevo il caffè da questa tazza sbeccata, tutta rotta, però a cui sono affezionato, dove c'è Mafalda, no? Sono tremenda. Allora, in questo video voglio partire da un'osservazione, da un intervento di Maria Grazia 1792, non credo che tu sia nata nel 1792, comunque di Maria Grazia. Parto da questa osservazione che mi sono chiesto se prenderla in considerazione oppure no, avrei potuto anche ignorarla. Così andrebbe fatto anche in generale. Io ho questa abitudine buona, cattiva, non so, di tentare di rispondere a tutti, perché tendo ad essere esauriente, esaustivo, cosa che altri non fanno. Ora, nell'astrologia penso che si risponda ben poco, eh. In realtà non è che guardo tanto gli altri canali cosa fanno, però credo che. E poi se penso ad altre cose, insomma. Tante domande o tante osservazioni rimangono inevase, cioè chi gestisce una pagina, qui YouTube o anche in altri ambiti, a volte non risponde. Mi viene in mente, per esempio, non c'entra tanto, non vuole essere neanche una cosa minacciosa, però così, per associazione, una cosa che in un certo senso pure mi diverte, e anche no, tutte e due. Una volta in Facebook, nella pagina di Facebook di un certo filosofo che si chiama Simone Regazzoni, che è dell'Ariete, e a proposito di segni aggressivi, ultimamente si sta parlando di questo, qui. Allora, a proposito di segni aggressivi, beh, lui è aggressivo, è un filosofo, e il filosofo dovrebbe essere magari quieto e ponderare bene le sue reazioni. Nel suo caso non è così, ma del resto lui ne è consapevole ed è anche una sua cifra stilistica che lui stesso utilizza. C'è tutto un discorso da parte sua, ma lì è interessante perché effettivamente il suo archetipo arietino lo travasa nella sua filosofia, ma a sua insaputa, perché non è che si occupi di astrologia. Che cosa è successo? Una volta io in Facebook ero connesso a lui, lo seguivo. E questo è successo nel 2020, penso, era prima della pandemia, l'ultimo festival, è collegato all'ultimo festival di Sanremo, prima della pandemia, credo di non sbagliare, dove è apparso Benigni, Scorpione, che ha fatto un discorso attorno alla Divina Commedia. E l'ha fatto in un modo pop, naturalmente, in quell'ambito cosa si deve fare? Del resto Benigni quello che fa è rendere accessibile certe questioni, diciamo, elevate a tutti, no? La Divina Commedia, e in quel caso sì, era la Divina Commedia, sì, la Divina Commedia, oppure era qualcos'altro, adesso non mi ricordo bene, forse parlava della religione. Sapete che in questo momento non mi ricordo esattamente, ma non importa. Ciò che importa è che io sono intervenuto nel canale di Simone Regazzoni, scusate, sto ancora un po' carburando, sono un po' rallentato, perché lui ha scritto che non gli era piaciuto quello che aveva fatto Benigni. Ma Simone Regazzoni è proprio un pop filosofo, cioè un tipico pop filosofo, e da lui in Italia, insieme
gruppetto, Lucrezia Ercoli del Capricorno, c'è un gruppetto che hanno iniziato questo percorso. In realtà era già iniziato in altri luoghi, negli Stati Uniti. Io la pop filosofia ce l'avevo presente già da tanto tempo. Comunque, lui è tra gli iniziatori. Ha scritto, per esempio, un libro che si chiama La filosofia di Harry Potter, oppure La filosofia di Lost, la serie TV. Lo so, vi sto un po' annoiando, è un'introduzione di quelle che dovrebbero essere scartate, ma io sono fatto così anche, no? E io sono intervenuto perché lui ha parlato male di Benigni e io gli ho detto semplicemente, ma guarda che, cioè, adesso non ricordo esattamente le mie parole, ma gli ho detto fa quello che fai tu, perché lui parla in un modo pop di un argomento elevato, penso che fosse la Divina Commedia, anche in quel caso, oppure non lo so, non mi ricordo, magari no, forse, ah no, no, adesso mi viene in mente, scusate, tutto molto in diretta, effettivamente, anche se questo viene registrato, aveva parlato del Cantico dei Cantici, un testo bellissimo della Bibbia, che meriterebbe, anche da parte mia, non so, un discorso, anche se c'entra con l'astrologia, magari no, però è un testo bellissimo, che sembra quasi non appartenere alla Bibbia, la Bibbia è fatta di tante cose, sì, era quello, era quello. E io e la mia ragazza di quel momento, della Bilancia, ascendente Cancro, ci siamo detti wow, no? E questa è una cosa bella del festival. E appunto, ragazzoni l'ha criticato e ho detto ma fa la stessa cosa che fai tu e mi ha bannato, subito mi ha bannato. Questo l'Ariete, no? Così, ed è un filosofo, tenetene conto. Allora, questo per dire che c'è gente che non si fa nessun tipo di problema, scrupolo a bannare, oppure, adesso non voglio esagerare, a non rispondere. Ora, non sto dicendo Maria Grazia che io ti bannerei, dipende, cioè, è improbabile. Allora, mi è successo di bannare delle persone qui in questo canale, ma pochissime, credo quattro al massimo, che mi rompevano particolarmente le scatole. Anche io ho il mio carattere, a proposito di energia aggressiva, anche io ho il mio carattere. A volte le cose mi fanno girare le scatole. Sto dicendo tutto questo perché Maria Grazia mi fa particolarmente girare le scatole? No, no, no. Poi, del resto, quando io mi irrito, come è già successo, non è detto che io sia veramente arrabbiato. Cioè, uno ha delle sfumature, si esprime per sottolineare certe cose. A volte anche con energia aggressiva, a volte con più calma, dipende, no? Sono tutte tonalità che servono per esprimere dei concetti. Fatta questa premessa che, non so, magari un po' inutile, però mi viene in mente appunto come agiscono altri. Comunque io prendo in considerazione ciò che Maria Grazia dice, ciò che dici tu. Allora, non, evidentemente per farti cambiare idea, perché mi sembra proprio che il tuo pensiero sia cristallizzato, preciso, penso, cioè intuisco che non possa esserci la possibilità che tu cambi idea. Del resto va benissimo anche avere un'idea, giusta o sbagliata che sia, ognuno ha i suoi punti di riferimento. Abbiamo bisogno di sicurezze anche. Tra l'altro, aggiungo, un'altra cosa, un'altra piccola premessa di ordine generale che riguarda me e voi, cioè il tizio che sta qui nello schermo e la gente. Io non so voi, chi siate, zero, ma cosa intendo? Non so l'età, per esempio, è importante. Non so se chi mi parla, Maria Grazia, per esempio, o qualunque altro, non so, ha 20 anni, 22, 23. Io faccio dei temi, spiego i temi natali anche a ragazzi che hanno 22 anni. 23, 24, oppure potreste essere delle persone che hanno 60 anni. Quindi l'età pure conta, perché se tu sai chi è il tuo interlocutore, parli in un certo modo, cioè il giovane è il giovane, l'adulto è l'adulto. I giovani, per esempio, hanno bisogno, nonostante abbiano tanti dubbi, e proprio perché ce li hanno bisogno di grandi sicurezze. No? E quindi certe cose sono assolutamente vere, un po' come nella musica, Tananai è più bravo di tutti, Taylor Swift è la più brava di tutti, che ne so, Annalisa è la più brava di tutti, tutti gli altri fanno cagare, no? E anche i pensieri, quel pensiero lì è così, punto e basta, si ha bisogno di sicurezze. Quindi io se so che una persona è giovane tengo conto anche di questo, oppure se una persona adulta, sempre nel senso della sicurezza, beh, l'adulto che ha delle sicurezze, quel caso non è perché, diciamo, come il giovane ha tanti dubbi, ma è passato il tempo, ha sviluppato delle idee e si è anche cristallizzato, ma magari giustamente, nel senso che è arrivato a un sunto, a un riassunto delle cose. Ora, questo per dirvi alcune cose, e sono tanti punti qui all'interno della questione, per dirvi della difficoltà,
della comunicazione. Io sono bravo a comunicare, credo. E del resto mi butto in queste, quando faccio le dirette, nel rispondere a chiunque, ma chi è? È un giovane, un ragazzo? E a volte vedo che almeno si esprime come un ragazzo. Quando ho fatto un video in cui si parlava, c'era il momento in cui si parlava di musica leggera, c'era chi mi metteva lì tutti i testi, no? Passava in rassegna i testi. A un certo punto, vabbè, ok, c'è una specie di compiacimento giovanile, no? Ti faccio vedere tutti i testi. Il che va bene anche, però bisogna capire chi hai davanti, ma io non lo so, quindi cerco una media, no? E mi attengo anche a quello che viene scritto. Detto tutto questo, e magari poi quando posto il video scrivo potete saltare tutta questa premessa, allora il video parte veramente da qui. Rispondo Maria Grazia. Perché rispondo a questo intervento? Ma perché beh, l'ha scritto sotto il video. Sono interpellato, che credo, potrei anche, appunto, faccio fatica inutile, però mi sembra che possa avere un'utilità generale, no? Quello che parte da lì. Il resto è così che funziona anche, no? Non sono, quello che voi dite stimola un pensiero che poi, questo è importante, ogni cosa. Allora, Maria Grazia dice, mi vengono in mente i temi natali di Hitler con Marte quadrato a Saturno, quello di Stalin con Marte opposto a Plutone e con Marte in ottava casa in Scorpione. O di Ted Bundy, serial killer, con Marte opposto ad Urano. O di Netanyahu con una bella, fra virgolette, congiunzione fra Marte e Plutone. Ecco a cosa mi riferivo quando ti ho scritto, beh, ti rivolge a me, quindi lo sbaglio, cioè, lui mi faccio degli scrupoli, penso, boh, era una cosa. Ok, ti rivolgi a me sotto allo scorso tuo video che se in un tema natale ci sono aspetti negativi di opposizione, quadratura, cosiddetti, aspetti negativi, lo aggiungo io, opposizione e quadratura, ma anche di congiunzione, ok, che deleteria quando i pianeti coinvolti sono cattivelli, dice lei, dici tu, Maria Grazia, fra alcuni pianeti malefici, fra virgolette, grazie per le virgolette, come Saturno, Marte, Urano, Nettuno e Plutone, spesso già ci dice abbastanza dell'indole di una persona. Quindi, lei insiste su questa questione. Allora, magari facevo il discorso vagamente aggressivo, no? Concettualmente, iniziale, perché un po' mi snerva effettivamente, perché io sto qui a spiegare, diciamo, in un modo approfondito una questione, perché ho fatto questo video, no? Dove spiego la mia visione e poi siamo sempre, dal mio punto di vista, sempre ai piedi della scala. Però naturalmente non pretendo che quello che penso io, la mia visione, venga acquisita o presa come oro colato. Naturalmente, questo è naturale. Ognuno ha la sua idea e qui vedo un'idea precisa, appunto, ripeto, cristallizzata e quella è. Quindi non è che io rispondo, ma per un interesse generale, sperando che possa servire a tutti, diciamo, il dibattito. Del resto, come diceva Eraclito, Polemos è padre di tutte le cose, cioè dallo scontro nascono le cose, questo è anche vero, assolutamente vero. Anche dagli scontri cruenti a volte, anche dalle guerre purtroppo, ma questo è un altro discorso. Poi ci sono degli interventi da parte di altre persone, qui c'è Qui Prodest 4098 che dice forse qualche volta, sicuramente non così spesso come credi, le persone vanno indagate al di là, della posizione dei pianeti nella carta che non determinano niente, danno solo delle indicazioni. Allora, il pensiero di Qui Prodest si avvicina di più al mio? Sì, in una certa misura sì. Ora, c'è quest'idea, tra l'altro, dell'astrologia antica, anche esoterica, magica, da parte di quando ero piccino, leggevo questa cosa in certi testi magici, che i pianeti influenzano, spingono in una certa direzione, ma non determinano. C'è quest'idea, no? A parte che, l'ho già spiegato altre volte, i pianeti non influenzano, perché non c'è un raggio, ma questo è un altro discorso che parte da un pianeta e arriva da noi, c'è una sincronicità, ma questo è un altro discorso ancora. Ma sì, vado più in quella direzione, io di Qui Prodest, ma adesso cercherò di focalizzare meglio la questione.
Poi c'è Maria Grazia che interviene dicendo il tema Natale. No, scusa, Maria Grazia interviene. Allora, dove sono le tre risposte? Allora, vediamo di non fare confusione. Maria Grazia, ah sì, c'è stato qui Prodest. Ok, ah, solo lei. Ah sì, mi era sembrato che ci fosse qualcun altro, magari ha cancellato, non lo so, oppure mi è in mente una cosa. Poi Maria Grazia dice il tema Natale, le progressioni, le rivoluzioni solari. I transiti non danno solo indicazioni, danno previsioni di ciò che accadrà. Se fatto bene, ovviamente, è stata predetta la morte di mio padre, per esempio guardando la mia rivoluzione solare di quell'anno. Non mi interessa convincerti, virgola, fai come ti pare. Qui. Evidentemente c'è un pizzico di aggressività, ma va bene, ognuno difende le sue idee. Del resto, anche un discorso generale, perdonatemi, sono in vacanza, quindi tendo il relax e mi espando un po' di qua e di là. Per i piccini cosmici, per le sciampiste di Tokyo. Tutti noi abbiamo bisogno di certezze perché questo ci dà identità. Quindi per questo noi siamo così aggrappati a delle idee, no? Di qualunque genere e litighiamo tutti fra di noi, perché se ci togli una cosa, un mattone, magari ci crolla tutto l'edificio. Non è facile, eh? La nostra vita intellettuale. Abbiamo bisogno di certezze, quindi le certezze sono anche necessarie. Però detto questo, io che cosa penso, siccome sono tirato in ballo? Ora, se si parla di progressioni, rivoluzioni solari, allora vi dirò, per me funziona la progressione, sì, magari, cioè è quell'idea, semplificando, che il primo giorno della tua vita manifesta quello che è un anno della tua vita, il secondo un altro anno della tua vita, il terzo un altro anno ancora, così mettiamo una vita molto abbastanza lunga, 90 anni. Li vedi tutti nei primi 90 giorni del tuo tema natale, no? Vedendo quei piccoli spostamenti che ci sono, della luna sicuramente e poi di qualcos'altro, no? Così, come si muove il tema. Ora, sì, magari funziona in qualche misura, però dal mio punto di vista lì si entra un po' nell'astruso, nel cervellotico. Cioè, e qui c'è un discorso anche un po' più ampio, effettivamente, da fare. Non dico che non funziona, ha un suo perché, una sua verità. La rivoluzione solare funziona? C'è quello che dice vado quando c'è il mio compleanno a Bangkok, abito a Torino ma vado a Tokyo a fare il mio compleanno, o in Canada, o non so dove, perché lì cioè, la cosa si dispone tutta in un altro modo, ho un altro destino, no? Per sfuggire dal destino. A parte che volendo, per quel che riguarda il destino, lo dico così, un po' per scherzare, ma anche per dire la verità, se il destino c'è, e io chi mi segue sa che penso che c'è, ma anche che c'è la libertà, ma prendiamo in considerazione la questione il destino c'è. È un po' come nella canzone di Roberto Vecchioni, oh, cavallo, oh, che incontra la nera signora in mezzo alla folla, si spaventa perché la morte. Non viene detto esplicitamente, ma è la morte, lui scappa col suo cavallo, ma la ritrova sempre. Quindi il fatto di andarsene in un altro paese per avere una rivoluzione solare, pensando di poter controllare le cose, ma è certo un'operazione che si può fare, magari funziona pure, però se il destino c'è, parto da questo se, no? E comunque c'è. In una certa misura sicuramente c'è il destino. Beh, quel tuo gesto fa parte del destino stesso, cioè del tuo tema natale di fondo, cioè di questo. Perché personalmente io mi baso sul tema natale, diciamo semplice, semplice, si fa per dire, qui è da 9 anni che parlo e non c'è mai fondo a questa questione. Cioè il tema natale. Ci sono le case, ci sono i pianeti, è una struttura che si è andata perfezionando col passare del tempo. All'inizio probabilmente non ne sappiamo troppo, ma era molto primitiva, rozza ai tempi dei babilonesi, dei sumeri, lì dove è nata,
l'astrologia tra il Tigro e l'Eufrate, e poi piano piano si è sviluppata fino ad arrivare ai giorni nostri, con tutte le sue conseguenze. Ora, devo dire che l'astrologia, ne approfitto per fare un discorso generale sull'astrologia, per me l'astrologia, così come viene concepita adesso, vista, presa in considerazione da tanti astrologi, è veramente astrusa, è veramente cervellotica, è veramente fumosa. E per me questo getta anche discredito sull'astrologia, cioè volendo essere, diciamo, scientifici, si diventa, dal mio punto di vista, spesso anche ridicoli. Ma perché tendo a pensare, credo, che c'è un fondo, c'è un problema da parte dell'astrologo, di quelli che si occupano di astrologia, ed è il confronto con la scienza ufficiale, perché il nostro mondo è scientifico, l'intelligenza pensa che questo funziona, cioè l'astrologia è una superstizione per lo scienziato. Il nostro mondo è tecnoscientifico, quindi c'è questo confronto. Allora tu per avere valore usi un sacco, tra l'altro, di termini specifici dell'astrologia, ma anche tutta quella terminologia che viene utilizzata. Potrei fare degli esempi, ma non li faccio, perché poi se no devo leggere qualcuno. A me, cioè, lasciano abbastanza, non trovo la parola giusta, ma li trovo inutili, perlomeno. Tutti quei termini da specialisti, no? Che sembra che stai parlando di matematica, no? Che stai parlando di non si sa bene di quale cosa, che rende tutto ancora più astruso, no? Le dignità, questo. Insomma, ci sono un sacco di parole, che adesso non, che io non uso effettivamente, uso ogni tanto delle parole specifiche. Ok, però cerco di usarle il meno possibile. Perdonatemi sempre così l'ampiezza del discorso, ma so, se penso per esempio alla scienza, se penso al CERN di Ginevra, qui in Svizzera, è chiaro che tra scienziati potranno, chiaramente usano, no? Le formule e dicono: guarda questa formula, o guarda il diagramma qui nel computer, abbiamo fatto collidere due particelle, e quindi partono da un linguaggio specialistico. Però attenzione, anche lì al CERN di Ginevra, quando devono parlare tra di loro, non è che per forza usano le equazioni, le sanno, però devono dire: su, giù, destra, perché c'è stata una forte esplosione, una debole. Cioè usano alla fine, quando stanno lì, un linguaggio umano, perché alla fine usiamo un linguaggio umano, sempre, in ogni caso. Infatti la scienza si può spiegare, si può divulgare. I bravi divulgatori, non so, prendiamo un Carlo Rovelli in Italia del Toro, ma tanti altri, qui in rete c'è Amedeo Balbi, si chiama, che parla di fisica, che naturalmente sono persone che non possono credere per niente nell'astrologia, non la prendono per niente in considerazione, ma spiegano bene in un linguaggio semplice, in modo che tutti possano capire. Non hanno soggezione di qualcuno, perché fanno già parte di un'elite, cioè degli scienziati, quindi non hanno bisogno di ostentare parole difficili, fumose, un linguaggio tecnico, non hanno bisogno, no? Carlo Rovelli, che del Toro, lì, quando ci sono le conferenze, arriva lì con i suoi sandali, così, e poi spiega le cose in un modo che, cioè, prendiamo questa sedia che è di colore giallo, poi invece è rossa, cioè così che sembra un po' caduto giù dalla luna, ma in un modo simpatico, perché non ha bisogno di effetti speciali. E questo vale anche nella filosofia, eventualmente. Ci sono filosofi che amano usare un linguaggio filosofico, che a volte è anche necessario, importante, insomma, per coloro che conoscono la filosofia. Anch'io ogni tanto dico Zuhandenheit o Vorhandenheit, o posso dire epoché, come si possono anche usare, poi spieghi di che cos'è. Se penso a Massimo Cacciari, ha scritto quest'ultimo libro, Metafisica Concreta. Non l'ho letto, però vedo delle recensioni dove si dice: vabbè, ma scrive in un modo che è incomprensibile, usa solo parole, solo un sacco di parole greche e in tedesco, cioè, e fa delle frasi. Beh, a parte che Massimo Cacciari tende a fare così, cioè nei libri è ermetico, lui è dei gemelli, e quindi è mercuriale, mercurio è anche ermetismo, cioè nei libri è ermetico, però lo si può decodificare. Quando invece parla in pubblico è molto più semplice, quello che dice è di ampio respiro. Allora, mi sono ulteriormente dilungato, quindi in realtà il video inizia qui. Oggi poi è la festa nazionale svizzera, quindi sono particolarmente rilassato. Allora, il vero video inizia qui. Rispondo a Maria Grazia, che
Appunto, però stavo già un po' dicendo qualcosa, cioè le progressioni funzionano? Sì. Le rivoluzioni solari funzionano? Sì. Però, ripeto, lo ripeto e sono entrato nel vivo della risposta. Sono ambiti un po' astrusi, eh. Ma cosa aggiungere a tal proposito anche? Ci sarebbe qualcosa da aggiungere, sì, a proposito, sì, degli astrologi, perché adesso prima parlavo dei filosofi, degli scienziati, ma gli astrologi, ecco, sì, no, devo fare un'altra premessa, purtroppo, mi dispiace. Questa è la terza, poi non so, non arrivo mai al punto, è vero, però perché ci attorno tanto. Ora, avrete capito che io faccio un discorso, sì, anche filosofico, la filosofia è critica, la filosofia analizza. Il mio discorso è panoramico e magari visto che qui si parla di astrologia, posso usare come archetipo la bilancia. Per me è importante l'equilibrio. Ora, quando si studia una sola disciplina, non c'è, di solito non c'è equilibrio e questo è un problema. Lo scienziato, per esempio, pensa solo alla scienza tendenzialmente e tendenzialmente non crede in nulla. L'astrologia è una scemenza, eccetera, eccetera. Per quel che riguarda l'astrologia, che è considerata una superstizione, è interessante che è considerata una superstizione da certe persone, invece quelli che sono dentro, appunto, ma anche perché si sentono in minoranza, più deboli, devono usare dei linguaggi difficili e poi pensare all'astrologia come qualcosa che spiega la qualunque, no? L'astrologia ti spiega tutto, no? Se non te lo spiega il pianeta che si muove, o il tuo tema natale di fondo, allora c'è la rivoluzione solare, c'è la progressione, c'è questo, quell'altro, mille cose, no? La luna messa lì, e poi si entra sempre di più nel dettaglio, in cose, so, i primi 10 gradi, quello, non so, legato a Saturno, questo leone, così, un miliardo di cose, no? Che io trovo, alla fine è una cosa folle, folle. L'astrologia è complessa, ma non rendiamola più complessa di quello che è. Poi, ritorno alla questione, appunto, c'è questa questione o l'astrologia, e questo spiega tutto. Allora, l'astrologia non spiega tutto, spiega bene, fa bene il suo lavoro, esiste, funziona. Tuttavia, ha i suoi limiti. Voglio dire, ancora prima di. È un lungo discorso quello che sto facendo alla fine, ma qui Maria Grazia dice. È stata predetta la morte di mio padre, per esempio guardando la mia rivoluzione. Per dire che cosa? Che l'astrologia è infallibile e ti dice la morte. In questo caso è andata così, no? A te è successo così, che qualcuno ti avrà detto, è la rivoluzione solare e effettivamente è successo. Ma è così, punto e basta? C'è una probabilità che succeda qualcosa, alta. Ma cioè, vogliamo pensare qui a costo di demolire l'astrologia, a favore dell'equilibrio e della visione panoramica, devo dire questo, che, ma stiamo scherzando? Cioè, ma neanche la scienza si arroga, il diritto, cioè pensa alla presunzione di spiegare tutto e di determinare ogni cosa. Lo scienziato al CERN di Ginevra, se gli chiedi, dice che sa alcune cose dell'universo, ma ne sa anche poche. Scienza, noi viviamo il mondo scientifico, no? Scienza e tecnica. La scienza, se andate a vedere, sa alcune cose, certo, come cade un oggetto, no? Una mela, Newton, oppure puoi vedere questa cosa secondo la visione di Einstein. Quindi sa delle cose, ne sa anche tante e sono anche precise, ma in realtà sa pochissimo la scienza rispetto, cioè cos'è questo universo veramente? Da dove salta fuori? Sì, il Big Bang, ma cos'è esattamente il Big Bang? Non lo sa, la scienza non lo sa, magari non lo saprà mai. Si fanno un sacco di congetture. Del resto, la scienza, approfitto per dire una cosa del genere, all'inizio del Novecento ha scoperto delle cose grandiose: Einstein, la relatività, c'è stata la fisica quantistica, è nata la fisica quantistica, ma è da un secolo, è da un secolo che si è arenata. Questo lo dico perché il pensiero umano in generale, non è che riesce a carpire tutta la realtà, a dargli una struttura perfetta e sapere tutto. Non è possibile. Per
Quindi se non ce la fa la scienza, vabbè, è un paragone, no? Ok, puoi dire, vabbè, la scienza è più debole, ma se non ce la fa la scienza, mi viene da dire così. Ma l'astrologia dovrebbe contenere le risposte di tutto? Spiega ogni cosa, determina tutto, determina, definisce ogni cosa? Direi proprio di no. No, mi sembra stupido. Mi sembra stupido. Però capisco, perché cosa succede? Che l'astrologia spesso diventa una visione che ti determina è una forma di fanatismo anche. Come tante cose del resto, anche la scienza può essere un fanatismo, cioè la visione scientifica o certe visioni filosofiche, naturalmente le religioni in modo particolare. Allora, a me questo è proprio un lato che mi disturba, che non mi piace, che è insensato dal mio punto di vista. Detto questo, entrando nei dettagli, allora qui c'è un problema di logica, no? A proposito di Maria Grazia, no? Qual è già la cosa? I malefici, che appunto, allora Hitler, quella cosa lì, Marte quadrato Saturno, Stalin, Marte opposto Plutone. Ma è Scorpione, casa ottava. Allora, queste cose prese così non hanno quel significato che tu gli attribuisci, Maria Grazia. C'è un problema di logica, c'è un problema logico nel quale la nostra mente, il nostro cervello inciampa spesso. Il gatto nero mi ha attraversato la strada, no? Poi mi è successo qualcosa di brutto, mi si è spaccata la gamba, oppure non so, a casa il tubo ha iniziato a perdere acqua e mi si è allagata la casa. E quindi per qualche motivo associo le due cose, no? Il gatto nero ha generato quella roba lì. E poi la cosa si diffonde per qualche motivo, allegramente, e poi diventa una superstizione, no? Allora, questa cosa magari non vi dice ancora così tanto, ma si potrebbero fare mille esempi di ogni genere. Ma stiamo sull'astrologia, no? Quanti dicono, beh, gli acquari sono così, mi fanno schifo, e gente di un certo tipo? Perché nella tua esperienza hai conosciuto degli acquari, o delle persone nate sotto segno dell'acquario, che con le quali sei stato male, o sei stata male, e quindi da lì trai l'idea che gli acquari sono così, no? Semplificando, ritornando al bene e al male, io dico, facciamo che io incontro alcuni acquari che non mi piacciono. Allora deduco da questo che l'acquario è un segno malefico, nefasto, no? Diciamo l'acquario è nefasto, perché io nella mia esperienza è così. Ma questo, allora, se procediamo in questo modo, tutti i segni sono nefasti, perché troverete qualcuno che dice che l'ariete fa schifo, e quindi tutti gli arieti fanno schifo, che il toro qualcosa in negativo, e tutti i tor, eccetera. Quindi tutti i segni sono nefasti, se andiamo a prendere l'esperienza delle persone. Il che, vabbè, qui lo dico un po' quasi in un modo paradossale, ma che c'è anche una verità, potrebbe essere anche vero, nel senso che visto che viviamo in un mondo che è un disastro, perché certo io ho fatto un discorso che riguarda il bene e il male, la distinzione, continuo a farlo naturalmente, cioè il come considerare la persona, però è chiaro, questo mondo è un inferno, no? Il male abbonda, è più forte, cioè io penso che il bene è più forte, ma come ideale, ma da un punto di vista quantitativo della presenza, in questo mondo c'è più male che bene, a tutti i livelli, anche per come è costituito di fondo. E questo c'è da chiedersi perché, ma qui entriamo nella teologia, nella filosofia, nell'interrogarsi su cos'è l'esistenza tutta. Quindi potrebbe essere vero effettivamente che facciamo tutti schifo, effettivamente 8 miliardi di stronzi. Il che potrebbe essere vero. Anzi, è vero, di base siamo tutti stronzi. Il bene è qualcosa che bisogna raggiungere e bisogna sforzarsi per costruirlo. Però ritornando al concetto, alla logica. È una logica fallace, c'è una fallacia logica, cioè dal momento che ho conosciuto quello, allora generalizzo, cioè il particolare diventa generale, e questo è il punto. Allora, qui, particolare, no? Si prende in considerazione persone particolarmente, evidentemente, aggressive, malvagie, Hitler, chiaramente, no? È l'esempio
di male per eccellenza, che se uno deve dire essere cattivo, qualcuno estremamente cattivo, per esempio Hitler, oppure Stalin, certo, oppure il serial killer, quelli avevano questi pianeti, ok? E quindi dobbiamo dedurre, allora prendiamo Hitler, che dal momento che Hitler a Marte quadrato a Saturno, tutti quelli che hanno Marte quadrato a Saturno sono come Hitler? È questa l'idea? O assomigliano a Hitler? O vanno in quella direzione? È un'idea, è una fallacia logica, c'è un problema di logica. Non ti puoi basare su questa cosa. È una cosa sciocca e stupida. Non funziona così. L'astrologia non funziona così. Marte quadrato a Saturno ha un suo significato, no? Possiamo dire, vabbè, per semplificare, Marte è l'aggressività, ok? Saturno è la razionalità. Le due cose sono dissociate e quindi quella persona non sa gestire bene la sua aggressività? Sì, ok, questo è il concetto, semplifico. Ma da qui a dire che uno, siccome non la sa controllare, allora crea i campi di concentramento e vuole conquistare il mondo, beh, da lì a questa cosa generale ce ne vuole. Cioè, nel caso di Hitler è così, ma se pensiamo all'astrologia per un insieme di cose, questo è un elemento. Ma questo elemento, Marte disgiunto da Saturno, può portare anche a qualcos'altro, a qualsiasi altra cosa, anche assolutamente buona. Quindi non si può dedurre da lì, estrapolare da lì questo concetto. E neanche Marte opposto a Plutone, eccetera. Poi, questa questione, cioè il fatto di definire negativo l'aspetto, perché si dice che è negativo, l'opposizione è negativa. Sono gli aspetti negativi, no? 180 gradi di distanza fra due pianeti. La quadratura è negativa, 90 gradi di distanza. Non sono cioè sono dei termini che vengono utilizzati, eh? Negativo vuol dire che quei pianeti non sono, sono disgiunti. Ma quasi tutte le persone hanno delle opposizioni e delle quadrature, e questo non vuol dire che quando tu hai una quadratura, un'opposizione, vuol dire che se c'è qualcosa di negativo, a parte appunto, ripeto, siamo tutti alla fine anche negativi, ma ritornando così alla concretezza, al relativo, no? Certo, il mondo è malvagio per definizione in un certo senso, però se prendiamo le persone una alla volta, la quadratura non dice che quella persona è cattiva o l'opposizione, ma neanche il transito, e io questo lo spiego, anche lì è alla fine l'astrologia purtroppo è diventata è veramente una superstizione, è veramente una superstizione, aboliamola, chiudo il canale, perché è una superstizione alla fine, è una superstizione se non sai capire l'astrologia, è diventata una superstizione anche a causa degli astrologi. Che ragionano male, si ragiona male perché non si ha una visione panoramica. Perché entri nell'astrologia, ti piace, ti dà sicurezza, è una struttura precisa, è precisa, certo, è precisa, è un meccanismo e diventa la tua patria, il solo luogo nel quale riesci a stare, un fanatismo. Così come se io sono, cioè, entro nell'Islam, divento islamico e poi penso quella, Allah, no? E mi faccio esplodere. Poi islamici non sono tutti così, anzi, ci sono persone, ritengo, credo, spero, mi sembra di vedere, illuminate, no? Che prendono il Corano in un certo modo, naturalmente con tutte le critiche che si possono fare a quella religione, così come il cristianesimo che ha un passato di merda, ma insomma, si diventa fanatici di tutto, eh? Il fanatismo è una forma di superstizione, cioè stai credendo a cose che non hanno senso. È un discorso ampio, sì, anche. Comunque, ritornando a questa questione dei pianeti, appunto anche i pianeti contrari. Non so, io per esempio in questo momento, lo dico sulla mia pelle, ho Saturno in opposizione e Giove in quadratura. Ho dei problemi, ma come tutti, no? Certo. Ma sto molto bene, è uno dei momenti più belli della mia vita questo. Pensate un po'. Come mai? Ma questo l'ho spiegato in altri casi. Allargo un po' la questione e la ripeto, ci tengo a ribadirla. È un discorso che ho detto, ho spiegato tante volte, ma bisogna sempre ripetere. I pianeti contrari non sono nefasti, punto. Anche lì, no, c'è la super. Ho Saturno contro. Cosa devo fare? No?
tranquillo, no? È vero, c'è una e può portare effettivamente, cioè può segnalare una situazione anche difficile. La vita è così di fondo, no? Anche quando i pianeti a tuo favore, perché la vita in sé in generale è una merda, no? Viviamo in un mondo che è infernale, però i pianeti contrari propongono delle novità, l'uscita dalla tua zona di comfort, ti propongono anche occasioni d'oro, ma questo l'ho spiegato tante volte, ma so che non entra nella testa. Saturno contro, negativo. Queste cose qua, no? E qui poi si trovano le formulette, da quattro soldi, no? Quello, quello, quello. Poi, appunto, ripeto, estrapolando, prendendo il caso specifico, particolare e rendendolo generale, no? Quello che ha gli occhi blu ed è biondo mi ha trattato malissimo, e quindi di conseguenza tutti quelli biondi con gli occhi celesti sono degli stronzi. E questo è questo, semplificando, la mancanza di logica. L'astrologia non funziona così. Cioè, lo dico anche in un modo così, non sono arrabbiato veramente, però lo dico in un modo così, in un certo modo, perché io cerco di spiegare, ma non passa. Ma d'altra parte, ripeto, ognuno è libero di, grazie a Dio, di pensare a quello che vuole. E Maria Grazia non cambierà idea. Tu non cambierai idea, ma non cambiarla neppure. Non devi cambiare. Adesso anche tu dici all'altro, pensa come ti pare, no? Io non dico pensa come ti pare, non dico niente. Chiaramente vedo che quello è il tuo pensiero. E va bene così, no? Naturalmente uno pensa all'Islam, Allah è grande. Un altro pensa, non so, a Gesù Cristo e risorgerò alla fine dei tempi, il testimone di Geova ti dice così, il gatto nero beh, un po' porta sfiga, insomma, non si sa mai, se mi vesto di viola quando sono in uno spettacolo porta male, meglio non vestirsi di viola, eccetera, eccetera, si pensano tante cose, quindi è così, ognuno pensa a quello che gli pare alla fine. Comunque, ritornando a questi pianeti, appunto, malefico è questo discorso dal mio punto di vista. Anche il fatto di dire, anche solo fra virgolette, i pianeti, alcuni pianeti malefici, tra virgolette, vabbè, almeno metti le virgolette, Maria Grazia, come Saturno, Marte, Urano, spesso giaci. Ma Saturno non è malefico, può essere più malefico Giove, che in negativo ti impigrisce, ti fa fare niente, no? E è anche il pianeta che vuole assorbire tutto, inghiottire la realtà, no? Quindi che porta al materialismo. Per esempio, il toro che ha Giove in sé, nella sua struttura, molto in negativo, può essere un materialista assoluto, a cui interessa solamente il denaro, stare bene, godere, e questo non è male, certo che è male. Saturno è un pianeta che ha la sua funzione, razionalità, mappatura, lucidità, non è negativo. Marte, l'ho spiegato, certo, è il pianeta della guerra, ma la guerra è anche energia, forza, grinta, vitalità. Entusiasmo, enteos, il Dio dentro, ciò che ti fa reagire. Non è solo male, può esserlo, ma non è detto. E Urano è un pianeta ne neutro addirittura. È tecnica, la tecnica è neutra, beh sì, non è proprio neutra. Però insomma, dipende da se prendiamo, cioè, se senza andare cioè, perché a me viene sempre da pensare a varie cose, ma Urano è la tecnica, quindi strumento. Bisogna vedere come si usano gli strumenti. Certo, adesso siamo arrivati ad un punto in cui lo strumento sta prendendo il sopravvento quasi, cioè tutta la problematica che è interessante, pure inquietante e interessante. Comunque, Urano rappresenta l'azione, il gesto, la tecnica. Nettuno è l'intuito, Plutone, sì, Plutone, visto che Ade, il dio del sotterraneo, Lucifero, il male, ha dato adito a questo, allora è Lucifero, naturalmente, è chiaro. E qui c'è un'inversione della questione, no? Da Plutone abbiamo tirato fuori, visto che Plutone nella grecità stava sottoterra, e poi a un certo punto il cristianesimo, per costruire quella figura del male assoluto, Lucifero, Satana, ha usato anche Plutone, non solo, ha usato anche Pan con le zampe di capra, e quindi il diavolo a volte ha quell'aspetto lì, no? Quello di una capra, quella barbetta, eccetera, no? E poi c'è anche Dioniso, che è un altro, insomma, ci sono vari elementi, però Plutone, insomma, nei cartoni animati tante volte vediamo, ci sono alcuni cartoni animati, quelli dove c'è Bugs Bunny, quelle cose lì, dove il diavolo salta fuori da un buco, no? Con il forcone. E il diavolo sta sottoterra, del resto anche Dante l'ha messo lì. Allora, Plutone è negativo, no? Queste cose, questi pianeti non sono né negativi né positivi. Quindi tutte queste definizioni sono sbagliate. Sono sbagliate. C'è un problema di logica,
l'astrologia non funziona così. Non funziona così. Ti semplifica la vita pensare così, capisco, ma non funziona così. Ritornando alla questione della morte, che ho sfiorato solo, allora, anche qui è un caso particolare. Ti hanno predetto così ed è successo? Può essere, può darsi, ma forse anche una chiromante ti guarda la mano e dice guarda che tu morirai, che ne so, quelle cose che succede, che si dicono. È così? Allora, c'è un lato molto di superstizione, no? Leggendario, no? Cioè perché ti fai quell'idea, poi la morte ci fa paura e quindi no, io so di quella che gli hanno detto, la chiromante le ha letto la mano e a 52 anni moriva ed è morta veramente, o il figlio le è morto. Allora, poi queste cose si diffondono e hanno molta più presa, no? Le cose che fanno paura, delle cose belle. E quindi quello diventa vero, no? Tipo, la mano c'è scritto qua, no? Quando morirai. Oppure nel tema Natale, eccetera. È vero, è falso. È vero e falso contemporaneamente, cioè può darsi che qualcuno effettivamente riesca a vedere nel futuro, è possibile, no? C'è chi è magico, adesso non entriamo in questa cosa, e prevede, naturalmente per la scienza questo non ha nessun senso, però la scienza, visto che almeno da un punto di vista di Einstein ci dice che tutto è già scritto, perché è così, semplifico, potrebbe pensare anche, potrebbe anche prendere in considerazione che qualcuno ha un flash che viene dal futuro, magari qualche scienziato lo può anche pensare. Quindi è chiaro, può esserci la qualcuno, un veggente, a volte può succedere che uno ti legge la mano e succede così. Oppure, non so, leggo nei fondi del caffè, no? Aspetta. Qui non leggo niente, non ci sono fondi del caffè interessanti. Oppure l'astrologia dice esattamente, non dice esattamente, ti dice che è probabile che durante un certo periodo succeda qualcosa. Quindi sì, semplificando. Posso avvicinarmi a quello che dice qui Prodest, ti dà delle indicazioni. Certo, è debole dire indicazioni, è chiaro, bisogna trovare un equilibrio. È vero che sono delle indicazioni forti, questo è vero, e sto ritornando all'astrologia, è vero che l'astrologia dice tante cose, indicazioni forti e precise, ma non sono inconfutabili, cioè non è che sono la verità assoluta, non è che dicono che è così, punto e basta. Anche qui è un caso personale, no? Dal momento che mi è stata predetta la morte di mio padre, per esempio, guardando la mia rivoluzione solare di quell'anno, e mio padre è morto veramente, consegue che, ma questo è un problema logico, è sbagliato, ne consegue che l'astrologia ci dice il giorno della nostra morte, la morte di tutti quanti. No, quello è un caso isolato, specifico, è andata così. È una previsione che si può fare e funziona in una certa misura. Perché il mondo non è fatto solo di astrologia. L'astrologia è un modo di leggere la realtà che ha una sua potenza, certamente. Adesso no, ritornando dalla parte, è chiaro che, cioè, io sono un astrologo. Però sono disposto anche a demolire l'astrologia a favore, ripeto, dell'equilibrio. Sono un astrologo e quando guardo un tema natale so, è vero, cosa succederà alla persona. Si capiscono tante, tante cose. Così come la scienza ce ne racconta altre che funzionano assolutamente. Così come, lo so, la sociologia, la psicologia, la filosofia spiega la realtà in un certo modo. Ma l'astrologia non è la macchina perfetta che contiene ogni cosa, almeno. Così non è nella mia visione. Quindi la risposta è diventato un discorso un po' lunghetto, però a risposta, cioè, di questa osservazione di Maria Grazia rispondo in questo modo. Naturalmente, detto questo, ripeto, lo so che rimarrai di quell'idea lì. D'altra parte si ha bisogno di avere delle certezze, chiaro. A volte cioè, è così, si arriva a delle certezze, quelle sono, no? Si vive, tra l'altro, ripeto, l'ho già detto, in un mondo, ma è sempre stato così, ma oggi più che mai. Di polarizzazione vero, falso, bianco, nero, giusto, sbagliato, tutto così, no? Il nostro mondo funziona in questo modo. Non c'è più la sfumatura, non può essere, non è un mondo analogico, no? Sfumato come l'arcobaleno, no? O è rosso, o è viola, insomma, o è bianco, è nero, è tutto così. Questo dà più certezze, sì, però il mondo non funziona così. Il mondo non è bianco e nero, non è fatto di formulette. La scienza ha delle formule, ma nonostante le formule anche molto forti che possono calcolare la caduta di questo oggetto, però
ha le idee ben poco chiare su qualunque cosa. Tutto rimane comunque sempre un mistero. Ricordiamoci, ragazzi, ragazze, sciampiste di Tokyo, ma voi lo sapete, sciampiste di Tokyo, perché sono quelle che sanno meglio le cose, questo mondo è misterioso, eh? È misterioso, va al di là della nostra possibilità di comprensione assoluta. Quindi ci vuole anche un po' di umiltà, no? Certo, l'astrologo capisce tante cose, è vero, così come lo scienziato, il filosofo, ognuno è l'idraulico, no? Che ti aggiusta il tubo che si è rotto perché prima c'era stato il gatto nero, oppure lo specchio che si è rotto, oppure si è passato sotto una scala, no? Anche l'idraulico, no? Le sue capacità. Ma ci vuole un po' di umiltà di fronte alle cose, non è tutto così chiuso e strutturato in un modo definito, determinato, cioè morto, terminato. Bene, termino qui, vi saluto e siate molto felici. Ciao!